Matilde Brandi non ha certo bisogno di presentazioni, è qui oggi in veste di madrina, la madrina ufficiale intanto della gara gastronomica Ius Gustando, Ius Disputando, ma oggi in particolare con una motivazione in più, perché oggi cuciniamo in rosso in una giornata molto particolare, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Allora Matilde, che idea ti sei fatta della comunicazione dei media su questo grandissimo problema di cui telegiornali, talk show sono veramente densi, storie che appassionano tra l'altro in senso a volte anche negativo proprio i telespettatori, perché c'è una sorta di voglia di guardare dal buco della serratura, quindi vediamo che cosa ne pensi tu, che idea ti sei fatta? Beh, sicuramente se ne è parlato tanto e ho visto anche i dati che insomma c'è l'8% in meno, no, contro il femminicidio, quindi sono dati importanti che evidentemente i media hanno fatto bene il loro lavoro, insomma parlare di queste storie di donne fa bene rendere pubbliche le storie anche le più brutte. Ma secondo te alle donne fa bene? Cioè questo alimenta delle catene di solidarietà tra donne? Questo parlarne, questo diffondere? Io dico sempre che parlarne, bisogna sempre parlarne, nel bene o nel male, quindi parlarne significa tirare fuori l'argomento e quindi capire qual è il problema. Le donne per anni hanno sempre subito e tutt'oggi magari, no? C'è tanta omertà, tante donne che magari non nascondono anche dei piccoli soprusi magari familiari, no? con i propri mariti o compagni, e non lo dicono perché hanno paura. Allora no, non bisogna avere più paura, bisogna uscire allo scoperto e unirsi tutte insieme. Secondo te Matilde, l'amore che lega talune donne a determinati tipi di uomo, e sappiamo di cosa stiamo parlando, questa è una giornata molto importante. Che tipo di amore è? È un amore, è una sottospecie di amore? È un amore di Che idea ti sei fatta? Da un milione di lo so, però proviamo a dare una definizione, perché a volte viene normale domandarselo. Non è sempre facile, magari ti puoi innamorare dell'uomo sbagliato, non lo sai, però magari l'amore è così, non è razionale. E poi magari passa il tempo e ti accorgi, devi avere la forza di denunciarlo poi questo uomo, questo amore che non è come tu pensavi che fosse quello, però non si può dire, non puoi capire se l'uomo è giusto o sbagliato. Questo è stato molto chiaro, l'importante è parlarne, diffondere, noi siamo qui per questo, però noi questa sera siamo qui anche in un modo un po' leggero, se il tema me lo permette, nel senso che vogliamo trascorrere una serata piacevole, dedicare anche un calendario che nel mese di novembre 2015 avrà proprio una pagina dedicata a questo argomento. Ecco, quindi l'atmosfera che si respira questa sera, tu sei la madrina come sempre magnifica, e ecco, che atmosfera si respira questa sera? Bella, poi quando si parla di cibo io sono in prima linea, non sono una brava cuoca, voglio imparare, imparerò prima o poi, io devo imparare a fare le torte che non mi crescono, non so perché, do sempre colpa al forno, ma è colpa mia, e quindi no, è una bella serata, poi quando veramente siamo tutti insieme, amici, e il cibo, il vino, insomma è bello. Credo che questa sera sarà l'occasione giusta, perché abbiamo chef, una scuola di cucina, e quindi questo è il momento giusto, d'accordo? Lo prendiamo come sfida. Va bene, incomincio. Vai, vediamo. E che faccio? Per esempio con il peperone. Il peperone? Sì, proviamo. Non lo so, che devo fare con questo peperone? Io, se vuoi... Tanto affettiamo. Credo che prima... Beh sì, vada un minimo pulito. Chef, qualcuno mi dà una mano, perché qua Camilla... Allora chef, Matilde questa sera ufficializza la sua prima lezione di cucina. Come pulire il peperone? Sangue allora. Allora, il peperone va bene così, l'unica cosa è che va tolto il bianco. Come lo diceva infatti. Ma con lo spelucchino. Ok, sì, perfetto. La parte bianca perché la parte amara. Si sta comportando bene? Al momento sì, vediamo un po'. Facile, devo fare questo forse, tagliare così, ecco. La cosa essenziale sarebbe il tagliere. Esatto. Che dici? La prima va bene, mentre loro continuano la lezione di cucina io vado a cercare altri ospiti, altre testimonianze. Voi continuate.